Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui oggi con la nostra recensione, come potete vedere, delle fotocamere di Huawei P9 Plus, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera posteriore, certificata Leica, come possiamo vedere qua, doppia fotocamera posteriore e, come ho detto anche in apertura, anche di quella anteriore. Bene, allora iniziamo subito col dire le caratteristiche di questa fotocamera posteriore. Doppia fotocamera da 12 megapixel ciascuna. La seconda fotocamera scatta fotografie in bianco e nero. Abbiamo un doppio flash True Tone e la certificazione molto molto importante Leica. Per chi se ne intende, nell'ambito della fotografia, Leica è uno dei migliori, se non addirittura il migliore in assoluto al mondo per quanto riguarda le fotocamere professionali. Quindi certificazione molto molto importante. Apertura focale 2.2. Poi abbiamo la fotocamera anteriore, che è questa, da 8 megapixel con un'apertura focale da 1.9. Andiamo subito a vedere l'applicazione fotocamera. Applicazione fotocamera molto interessante perché permette di fare tantissime cose molto molto interessanti. Vado ad alzare un attimino l'appoggio in modo tale che potete vederla tranquillamente. Eccola qua. Allora, innanzitutto vediamo il tastino per attivare e disattivare il flash LED automatico, disattivato, attivato e sempre attivo. Poi abbiamo questa icona che permette di scattare fotografie regolando l'apertura focale e mettendo a fuoco gli oggetti entro 2 metri. Quindi se noi abbiamo un soggetto, vogliamo fotografare, fare una foto per esempio al mare, in spiaggia, a un nostro amico, parente, familiare, eccetera, gli facciamo la foto e mettiamo a fuoco soltanto lui e lo sfondo verrà sfocato. Comunque andremo a vederlo fra pochissimo come funziona questa applicazione. Tappando ancora una volta si disattiva. Poi, tappando su questa icona, possiamo selezionare le colorazioni delle fotografie, ovvero standard, colori nitidi oppure colori delicati. Questa icona ci permette di attivare i filtri. Abbiamo 9 filtri. Tornando indietro, facciamo lo switch per cambiare da fotocamera posteriore a fotocamera anteriore. Come possiamo vedere, in basso abbiamo l'accesso diretto alla galleria, in basso a sinistra, a destra abbiamo il tasto per passare alla registrazione video. Facendo uno swipe da basso verso l'alto, potremo impostare le regolazioni. Potremo andare a selezionare le regolazioni manuali. Possiamo regolare tutto tranquillamente a mano. Qui possiamo regolare in base alla luminosità, tanta luce, poca luce, nuvolo, eccetera. Per tornare all'impostazione automatica della fotocamera, basta fare uno swipe verso il basso. Poi, facendo uno swipe da sinistra verso destra, si attiva questo pratico menu. Questo pratico menu di modalità della fotocamera, o meglio, anche per la registrazione video, vedete, possiamo selezionare le foto classiche normali in bianco e nero, il filtro bellezza, magari quando facciamo i selfie o fotografiamo un volto in primo piano, i video, l'HDR, video bellezza, lo speculare, il filtro bellezza delle fotografie, la funzionalità panorama che ormai tutti conosciamo per fotografare un panorama a mo' di una striscia panoramica, lo scatto notturno per migliorare gli scatti in notturna, light painting che serve per scattare le scie luminose. Tornando indietro lo disattiviamo. Per disattivarlo basta pigiare sulla X. Torniamo indietro. Il video in timelapse. Video rallentatore, possiamo applicare la filigrana che può essere personalizzata, vedete. Allora, possiamo inserire, non so se vedete qui in sottofondo, possiamo inserire, volendo inserire le condizioni meteo, la data e anche dove siamo.
io metto annulla perché non voglio far vedere dove siamo. Togliamo la filigrana. Ecco, se non mettete le impostazioni meteo e quant'altro, ma la filigrana resta attiva, avrete lo scatto come mostrato nelle foto che vi proporrò nell'articolo. Infatti avete due tondi ad evidenziare appunto la doppia fotocamera con scritto Leica Dual Cam. Poi la nota audio è un interessantissimo applicativo, ovvero scan documento. Potremmo scannerizzare un documento e farlo diventare un PDF, trasformarlo in PDF automaticamente per inviarlo, magari molto utile per lavoro, anche per l'utilizzo personale. Abbiamo la risoluzione massima che come al solito è da 12 megapixel in formato 4 terzi. Cala però purtroppo drasticamente a 9 megapixel per il formato 16 noni e via andare. Poi abbiamo il tag GPS, salvataggio su prioritario su scheda SD, questo lo consiglio anche se la memoria interna del dispositivo è da 64 GB. Vedete filigrane automatiche, quello che dicevo in precedenza. Possiamo attivare la griglia fotocamera per fare degli scatti perfetti. Possiamo attivare anche l'audio, ovvero possiamo registrare un breve audio quando scattiamo la foto. Possiamo attivare anche il timer, il controllo audio. Vedete, possiamo attivare l'icona per il controllo audio nella schermata principale della fotocamera. Poi abbiamo tocca per scattare, possiamo eliminare il tasto tondo che abbiamo visto in basso e possiamo toccare qualsiasi punto del display per scattare la foto. Acquisisci sorrisi, invece ci permette di scattare automaticamente foto quando vengono visualizzati appunto dei sorrisi nei soggetti. Tracking oggetto, in pratica ci permette di toccare l'oggetto e mettere a fuoco la fotocamera e lo seguirà automaticamente. Questo è molto utile magari se magari dobbiamo scattare una sequenza di foto e dobbiamo tenere, oppure anche un video dove dobbiamo tenere sempre a fuoco lo stesso oggetto. Premi a lungo l'otturatore ci permette di selezionare la sequenza di scatto oppure messa a fuoco. Poi funzione pulsante volume, possiamo impostare come utilizzare il bilanciere del volume per l'otturatore, per lo zoom, per la messa a fuoco, tornando indietro. Poi c'è la modalità ultra istantanea che ci permette di regolare l'impostazione del tasto volume giù. Nel tasto volume su, funzione pulsante volume, tasto volume giù, ultra istantanea ci permette o di impostare quando schiacciamo il pulsante volume giù una rapida istantanea, oppure aprire la fotocamera, oppure disattivarlo del tutto. Poi la regolazione dell'immagine ci permette di regolare saturazione, contrasto e luminosità. Poi logicamente ripristina per le definite. Facendo questo swipe torniamo indietro. Andiamo ora a fare come al nostro solito un test fotografico al volo, come sempre. Adesso mettiamo qua il nostro classico telecomando e facciamo una fotografia in modalità, vi ricordo che siamo in modalità 12 megapixel a 4 terzi, una fotografia a colori e una in bianco e nero. Abbiamo fatto le andiamo a ribaltare il tutto in modo tale che potete vedere, anzi la porto più vicino possibile. Eccola qua. Vedete il display è un attimino è un po' troppo riflessivo. Il display AMOLED del P9 Plus riflette, ci sono, vedete la mia immagine qua mentre sto riprendendo il riflesso. Comunque si dovrebbe rendere l'idea della fotografia come è uscita, vedete in bianco e nero con la filigrana che vi dicevo in precedenza, i due cerchietti Huawei P9 Plus, la Leica Dual Camera. Fotografia in bianco e nero molto professionale. Andiamo a fare il pinch to zoom, vedete che non perde i pixel neanche.
morta, fra virgolette, come si suol dire. Questa invece è la fotografia 12 megapixel, sempre in 4 terzi, formato 4 terzi. Vedete le colorazioni che sono naturali, vivide, molto molto belle, eccellente. Il pin to zoom anche qui con i colori, vedete che la fotografia è, si è attivato il menu, è a dir poco eccellente. Ora, scusatemi un attimo, andrò a prendere una fotografia che ho scattato in precedenza con la modalità focus che vi dicevo in precedenza. Eccolo qua, qui ho preso un esempio, prendiamo questo esempio. In pratica io, vedete, ho scattato con la modalità che vi avevo detto prima, con questa icona che era in alto, e adesso tappando questa icona sulla fotografia già salvata possiamo selezionare, come ho detto prima, cosa mettere a fuoco. Voglio mettere a fuoco questa zona, non so se si vede, vedete, ho messo a fuoco questa zona, tutto il resto è andato in secondo piano. Voglio mettere a fuoco questo logo, tutto il resto è sfocato. Voglio mettere a fuoco questo smartphone, poi posso regolare anche la nitidezza dello sfondo, volendo, se sfocarlo di più, di meno, o addirittura renderlo normale lo sfondo, vedete? Cosa davvero molto molto interessante per mettere a fuoco ciò che desideriamo. Bene, quindi attivando questa icona possiamo scattare la foto, ops, l'ho disattivata, possiamo scattare la foto, no, una foto normalissima, e poi andarla a recuperare nella nostra galleria e trasformarla appunto. Direi che per quanto riguarda la fotocamera frontale non c'è granché da dire, perché scatta fotografie in 8 megapixel molto valide, molto molto buone, anche per quanto riguarda la registrazione, che è in anch'essa in full HD, ovviamente non a 60 fps come la posteriore, però è molto valida per i selfie, anche per le videochiamate eventualmente. Io direi che possiamo terminare qua la recensione della fotocamera del P9 Plus, che ha, ripeto, la stessa fotocamera del P9, quindi abbiamo già fatto la recensione del P9, ma non abbiamo fatto, ci siamo dimenticati di fare l'approfondimento sulla doppia fotocamera davvero eccellente di questi due dispositivi che Huawei ha prodotto, e non a caso sono state certificate Leica. Un'ultimissima cosa, perché è certificata Leica? Perché in pratica Huawei ha utilizzato delle lenti asferiche, vuol dire che intorno alle lenti c'è una specie di solco che prende più luminosità, più dettagli, e queste lenti sono state brevettate da Leica. Questo è, ecco perché c'è il logo Leica. Huawei ha chiesto a Leica se poteva utilizzarle e l'azienda ha detto sì, le puoi utilizzare, però ci fai mettere il logo, metti il nostro logo su tutti i tuoi dispositivi che montano le nostre lenti. Quindi è per questo che viene certificata Leica. E perché il P9 Plus scatta foto molto di qualità superiore anche rispetto ad altri top gamma? Perché la seconda fotocamera, come ho detto, scatta in bianco e nero, prende maggior luce e maggior dettaglio, soprattutto per quanto riguarda i colori chiari e i colori più scuri per quanto riguarda il nero, dunque rende meglio e rende maggiore la qualità finale della fotografia scattata. Io ho terminato, vi ringrazio per la cortese attenzione, ringrazio logicamente Huawei per averci fatto provare questo dispositivo, vi saluto e vi rimando alla prossima, ciao!